che nonostante tutto editori italiani di tutto il mondo siano venuti a Torino a presentare il loro lavoro, le loro opere, i loro scrittori. I nostri prossimi ospiti sono un po' un incontro del salone, alcuni di quelli che avete sentito li avevamo immaginati, pensati, programmati, invitati nei giorni passati. Oggi li abbiamo incontrati qui, è il collettivo Scrittori Uniti. Ce la facciamo raccontare che cos'è questo collettivo Scrittori Uniti da Claudio Secci, che è appunto il fondatore. Che fate qui? Raccontate. Grazie dell'ospitalità. Noi siamo una mission composta da 5 autori, che ovviamente non famosi, come gli autori che cerchiamo di promuovere. Abbiamo pubblicato una 70 di libri in 5 e riversiamo gratuitamente la nostra esperienza per autori che stanno appena affacciandosi a questa. Da quanto tempo fate questa meritoria opera di... Allora, in tutto sono 8 anni, poi da 4 anni siamo diventati collettivo, prima eravamo associazione, abbiamo deciso di tornare, diciamo, di diventare collettivo, ma siamo nati qua al Salone di Torino, quindi questa per me è casa nostra. Questa è proprio la vostra casa, la vostra culla anche in qualche modo. Ma se uno è un autore emergente, bussa alla vostra porta e voi magari valutate se è il caso di darci qualche buon consiglio, di sostenerlo. Assolutamente sì, siamo nati col Salone del Libro, ma in realtà poi facciamo tutte le fiere più grandi d'Italia, Pisa Book Festival, Salone di Milano, eccetera, e lo facciamo come una missione, da volontari, non guadagniamo nulla. Quindi diamo la possibilità agli autori di parlare attraverso radio, TV, blog, magazine, eccetera, e pagano semplicemente il tavolo che paghiamo noi per partecipare alle fiere, ma non ricarichiamo neanche un centesimo. Qui oggi hai portato due autori emergenti. Ho portato due autori. Li vuoi introdurre tu? Sì, io ho portato due autori, che uno è Edoardo Guerrini, una persona di grande esperienza che ci ha portato un libro, in questo caso un giallo con una componente mystery, e poi abbiamo Marina Cappelli, che invece ci ha portato un libro fantasy, che è un po' la sua specialità. Allora, se i due autori, cominciamo allora da Marina Cappelli, se ci parla Buonasera. Un po' della sua esperienza con il collettivo Scrittori Uniti e del libro che ha portato. Allora, la mia esperienza è positiva senza dubbio, ho conosciuto questo collettivo poco prima della pandemia, abbiamo legato quindi un sodalizio a livello virtuale per poi ritrovarsi finalmente in sede fisica, diciamo, con varie fiere. Questo è il primo libro che scrive? No, è il secondo che scrissi, ne ho scritti 4 di già. Sono prevalentemente una thrillerista. Questo giustamente è un fantasy. Questo giustamente si chiama Due Solstizi a Mount Varana. Sì, e più che un fantasy è un misterioso. È nato come un thriller e poi ha finito per essere un mainstream, direi proprio. Quindi c'è del fantasy, c'è della fantascienza, c'è del mistero. Sì, è un mainstream proprio, nel vero senso della sua definizione. E lo avete presentato qui, l'ho presentato qui. Lo presenterò. Quando? Diciamo così. Allora, lo presenterò domani nella Sala Madrid alle 18, avvicendata con altre 3 o 4 autrici o 2, non mi ricordo. Va bene, i nostri ascoltatori hanno preso buona nota. Sentiamo invece Edoardo Guerrini, autore di Lago Verde. Di che si tratta? Buonasera a tutti. Intanto devo anch'io ringraziare Claudio Secci e tutto il direttivo del collettivo Scrittori Uniti. È un gruppo di persone veramente generose che spende il proprio tempo per tutti gli autori emergenti. Il Lago Verde è... Sei un autore emergente? Sì, mi definisco così, ho già pubblicato 3 romanzi. Il Lago Verde è un romanzo poliziesco ambientato nel mondo delle cave della pianura novarese e nel mondo dei reati ambientali e delle infiltrazioni mafiose, nel traffico illecito dei rifiuti e nelle attività estrattive. Molte orribili cose, molte terribili problemi. Già, combinazione poi il destino personale mi ha portato ad occuparmi come responsabile del settore cave miniere della regione Piemonte. Quindi è proprio materia sua, insomma. È proprio la mia materia e proprio adesso stiamo lavorando con la giunta regionale a un regolamento sul riempimento dei vuoti di cava che metterà delle norme più stringenti sui controlli su questo tipo di attività. Anche negli altri libri ha messo la sua esperienza professionale, personale, o questa è la prima volta che
sì, utilizza questo, diciamo, questa risorsa? Diciamo che la mia cifra come scrittore è proprio quella di cercare, con una storia magari semplice da leggere, accattivante, ma di illuminare degli elementi di realtà, in particolare di realtà sociale. Ad esempio, nel mio precedente romanzo, Il quaderno del fato, mi occupavo della Torino multietnica e del fenomeno dell'assolutismo religioso. La prima volta che viene al salone? No, adesso siete tutti veterani, siamo già veterani. Certi, ma veterani del salone. Sì, di salone. Anche Maria Cappelli è una veterana del salone. No, io mi sono sempre mantenuta sulla Toscana, essendo di Firenze, da poco ho iniziato a evadere dai confini. E da dove trae l'ispirazione? Cioè, da dove va a pescare i temi del mistero, del fantasy? Ma le ispirazioni sono, non hanno una matrice sua, cioè una sola. Questo per dire, me lo ha ispirato le strofe di una canzone, mi pare che sia dell'86 addirittura, Parole di Mango, è cantata da Scialpi, l'io e l'es. Allora, invece, ci faccio un po' la sua prima impressione da editore di questo salone. Sì, che è arrivato a farsi, insomma, tra mille difficoltà, ci ha raccontato le parole della gioia, poteva anche non riuscire, invece siamo qui. Edizione strana, contingentata, con tutte le distanze, vediamo. Il pubblico di questa prima giornata è stato un pubblico, come ogni giovedì di salone, un pubblico scolastico. Ci aspettiamo le scolaresche, no? Tutti i giovedì di tutti gli anni è sempre così, cioè il giovedì è il giovedì scuole e quindi abbiamo avuto parecchie scuole quest'anno che sono passate questa mattina, che sono passate soprattutto al mattino, passate davanti allo stand. Ci aspettiamo da domani il vero pubblico, il pubblico quello un po' più maturo, quello che compra i libri, quello che magari perché prende poi anche... voi venite qui a venderli. Sì. Ma conviene venire al salone? Mi svegli un po' un segreto, perché tra venire qui, i viaggi, i costi, l'affitto dello stand, alla fine quanti libri bisogna vendere per dire ci siamo rientrati? Bisogna prendere la cosa da due aspetti: gli attori emergenti e esordienti hanno bisogno soprattutto di visibilità. Non si va a guardare tanto quante copie vendute. Il Salone del Libro è la fiera in Italia più importante a livello letterario, poi per seconda c'è quella di Pisa. L'autore emergente, anche per queste vetrine come questa vostra, ha già portato a casa tanto, quindi è relativo il numero delle copie vendute. Certo, bisogna conoscere la fiera per avere un approccio corretto verso il passante, quindi noi ormai conosciamo più o meno i nostri passanti, ma abbiamo visto che dopo la pandemia c'è fame di eventi, c'è fame di stare di nuovo in mezzo alla comunità, c'è fame di rimettersi non solo a leggere, perché la lettura è andata molto durante la pandemia, ma anche di stare fra la gente. Lei ha anche un libro, 30 sì. Secondi per dirvi di che si tratta, quindi lei è editore. Ogni tanto parlo anche di me, mi ricordo di essere un autore, è appena uscito una settimana fa l'Edita Sottili, il mio nuovo romanzo thriller edito dello Digital, che ho avuto l'opportunità. La copertina mette paura, eh? È un libro abbastanza tosto, con scene abbastanza pesanti. Ringrazio il mio editor Francoforte per avermi aiutato a concretizzare questa storia che era da tanto tempo. È una storia basata su fatti realmente accaduti nel 78, dove un ragazzo adolescente vede per errore delle cose che era meglio che non vedesse, e poi dovrà affrontare tutti i colori. Dei problemi. Vi devo salutare, grazie a Claudio Sencio, a Edoardo Guerrini, a Marina Cappelli, grazie al collettivo Scrittori Uniti. Grazie. Abbiamo grazie una breve pausa pubblicitaria e poi arriva Guglia Soncini.